Benvenuti a tutti all'ultima puntata di Ippocrate di questa ovviamente stagione. Oggi abbiamo pensato di parlare di piccole pillole di salute, le pillole podologiche. Vorrei in questa puntata sfatare dei luoghi comuni. Molto spesso in studio da me vengono tantissimi pazienti con già delle autodiagnosi di verruche. Quando di fatti giungono al mio studio dicendomi che hanno una verruca, molto spesso si sbagliano e dunque eh, volevo in questa puntata chiarire qual è la differenza tra quelle che sono le verruche e le ipercheratosi, ovvero le callosità con cui molto spesso vengono confuse. Allora, quando parliamo di verruche, parliamo ovviamente di una lesione dermica, quindi della pelle, dovuta per l'azione di un virus, il papillomavirus umano. Il papillomavirus umano crea questa lesione dermica che causa un notevole dolore al paziente quando cammina. Ma la differenza sostanziale tra quella che è una verruca e la callosità, di cui anch'essa è causa di dolore al paziente, sta appunto nella differenza sostanziale che una è di natura virologica, quindi dovuta ad un virus, l'altra invece è solamente il sintomo, ovvero la callosità, di un problema, cioè di un appoggio scorretto e quindi di un'iperpressione in quella regione. La verruca è. Facile da distinguere da una callosità, in quanto molto spesso si verifica in sede che non è quella del, del carico pressorio. In più, le verruche non danno fastidio alla pressione, ma al pinzettamento della regione. Inoltre, nelle verruche, molto spesso non è presente non sono presenti le impronte digitali i dermatoglifi È al di sotto di quella che è un piccolo strato di callosità dovuto appunto al fatto che le verruche podali che molto spesso si, eh, si localizzano sotto la pianta del piede al di sotto di questo strato di callosità che potrebbe appunto eh, dare sospetto di essere qualcos'altro sotto c'è una mh, formazione biancastra quindi colore biancastro con All'interno dei piccoli capillari ectasici, ovvero dei puntini neri che sono praticamente i capillari della verruca. La verruca è come se fosse un parassita e quindi si approfitta delle strutture del nostro corpo e dei, dei vasi per creare la propria, la propria struttura e la propria, le proprie cellule. La differenza quindi Ricapitolando tra quella che è una verruca e una callosità, è proprio nel fatto che la callosità, ad esempio, è soltanto un aumento dell'ispessimento uh, della cute, quindi dello strato corneo, e peraltro presenta ancora i dermatoglifi e il dolore è dato dalla pressione e non dal pinzettamento. Quindi, quando noi uh, pensiamo di avere una verruca, Molto spesso ci inganna solamente il fatto che c'è uno strato superficiale di callosità, e quindi la differenza sostanziale sta appunto in questo: che la verruca e l'ipercheratosi differenziano per intanto il dolore nella verruca è al pinzettamento, nella callosità è alla pressione, nella sede del carico, quindi dove è presente la verruca molto spesso non è sede di pressione, mentre le callosità sono riferite in un punto specifico dove c'è troppa pressione. Quindi a sua volta anche le iperkeratosi, quindi le callosità, hanno tante differenziazioni. Quando vengono da me i pazienti eh, sono soliti dirmi «Dottoressa, ho un occhio di pernice». Ma che cos'è questo occhio di pernice? Intanto viene detto volgarmente così, ma in termini medici non esiste l'occhio di pernice. L'occhio di pernice, molto spesso i pazienti mh, me lo definiscono al, tra le dita o sotto la pianta del piede. In realtà hanno nomi differenti, quindi, quando parliamo di callosità sotto la pianta del piede dolorose, parliamo di tilomi, ovvero callosità profonde, quasi come una piramide che va verso l'interno, e sono dolorosi proprio perché sono, si presentano in strutture che non sono adibite al carico pressore eccessivo. Quindi, parliamo di callosità. Che a causa di un problema della forma del piede, un problema dell'appoggio, un problema posturale, si verificano allora quando c'è troppa pressione in quella sede e molto spesso sono a livello delle teste metatarsali e non del tallone. Il tallone, infatti, è una struttura di vita al carico pressorio eccessivo perché dovrebbe supportare la maggioranza del nostro peso corporeo, mentre l'avampiede no. E quindi nelle zone che andiamo a caricare, che non sono preposte al carico, come le teste metatarsali, poi appunto si verifica l'ipercheratosi, quindi il tiloma, proprio per questo motivo. Ovviamente... Quando invece le callosità sono presenti fra le dita, parliamo di un'altra tipologia di callosità, parliamo di elomi. Gli elomi sono delle callosità molli, ma possono essere anche dure, che si presentano per sfregamento fra le dita. Questi elomi, Ovviamente sono dovuti sempre a frizione, non ad altre motivazioni, e uh, è fondamentale evitare quello che è lo sfregamento fra, di, fra le dita. Sia per le callosità qualiti lomi che per gli elomi fra le dita è importante, uno, eliminare la callosità e solitamente è bene rivolgersi non perché di parte ma al proprio podologo per evitare di creare dei danni, delle lesioni cutanee oppure di eh, aumentare la progressione della callosità perché se viene curettata male la regione troppo in profondità o in maniera eh, ovviamente eh, non corretta si tende, la, la callosità tende sempre ad aumentare di, in larghezza ed anche in profondità. E poi ovviamente come abbiamo detto la callosità è sintomo di un problema, quindi di un qualcosa che non va fra le dita, è sintomo di una frizione, di una deformità fra le dita e quindi va evitato lo sfregamento. E di solito il podologo confeziona appunto delle ortesi in silicone, delle ortoplastie digitali in silicone che servono ad evitare gli sfregamenti. Così come per quanto riguarda la pianta del piede, a parte l'asportazione, quindi la curettage della zona, il trattamento della zona dove c'è la callosità, Va anche evitato il motivo per cui si forma la callosità. C'è sempre un motivo per cui si crea qualcosa e la callosità in questo senso è sintomo appunto di una pressione eccessiva, per cui va, si va a ricercare, ad indagare sulla problematica del piede per evitare il carico pressore in quella regione, che può essere risolto tramite o un plantare in, su calco personalizzato oppure un'ortoplastia in silicone avampodalica. Tutto è in relazione a quella che è la problematica di partenza, quindi alla noxa patogena, alla la causa del nostro problema. Quindi, con questa eh, piccola pillola di salute, volevo appunto chiarire il significato e la differenza fra quella che è la verruca e le callosità, anche perché adesso siamo in estate e purtroppo le verruche sono sempre molto frequenti, perché soprattutto per chi. Mh, Va in luoghi promiscui che possono essere i B&B, le piscine, frequenta le palestre. Le verruche purtroppo sono una fra eh, le problematiche dermiche eh, con più alto tasso di incidenza, soprattutto eh, in questo periodo. Ovviamente è importante per quanto concerne le verruche indossare sempre le ciabattine in prossimità dei piscine, in luoghi promiscui quali possono essere le palestre e i B&B come abbiamo detto. E ovviamente evitare di toccare la regione affetta da verruche, per il semplice motivo che la verruca è contagiosa. Essendo contagiosa possiamo non solo contagiare gli altri ma anche noi stessi e quindi fare in modo che la verruca si propaga in altre zone, soprattutto se ci sono già presenti delle lesioni. Con questa puntata io volevo appunto chiudere il nostro eh, diciamo, eh, percorso eh, di Ippocrate che è stato purtroppo breve a causa della pausa estiva, ma credo molto intenso, perché molti pazienti mi hanno riferito di aver seguito le nostre puntate con molta attenzione e credo che adesso ripartendo a settembre, ripartendo ovviamente sempre più carichi con un nuovo format e con ovviamente anche un bellissimo palinsesto tutto nuovo, e eh, riusciremo a sortire l'effetto voluto che è quello di informare i pazienti, informare sugli specialisti presenti sul territorio e creare un vero salotto scientifico-culturale. Io vi aspetto di nuovo a settembre per tante bellissime novità e soprattutto quello che... Eh, mi, mi riprometto di creare dei veri e propri dibattiti di salute in questo studio. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per i tanti like, per tutte quelle che sono state le iscrizioni al canale YouTube e non dimenticatevi mai, soprattutto nella pausa estiva, di andare sempre sulla nostra pagina a guardare quelle che sono le novità e quando soprattutto ripartiremo a settembre per non perdervi l'inizio del nuovo palinsesto. Grazie e buona estate a tutti.